Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato e siamo appena tornati dal mercato. Abbiamo fatto all in e questa... aspetta, passo di qua. È tutta la frutta e la verdura che ci siamo procurati. Ci sono zucchine, pak choi, cavolfiore, finocchi, fiori di zucca, purtroppo li vendono solo in plastica perché sono troppo delicati, pomodorini e fragole. In questo video vi porterò con me in questi giorni, in queste settimane, per farvi vedere come cucino e che cosa mi invento con tutte queste verdure. Tante diverse preparazioni per riuscire a mangiare queste verdure che abbiamo scelto di mangiare per questi giorni in modo sempre diverso e innovativo. Inizio subito con una delle mie ricette preferite, soprattutto per quanto riguarda fare meal prep. Con parte delle zucchine, perché pensavo fossero messe molto molto peggio, visto che le abbiamo pagate una cassa 3 euro, in realtà lavandole, sistemandole, toccandole sono perfette. Quindi ne utilizzerò soltanto parte per fare la crema di zucchine. Questa è veramente facilissima e super super comoda perché si fa in anticipo, si congela porzionata, così che è pronta all'utilizzo nel momento in cui se ne ha bisogno. Basta scongelarla la mattina, quella è l'unica cosa che bisogna ricordarsi di fare. Ho selezionato quelle messe peggio e le ho tagliate a cubetti e messe in pentola a pressione con un bicchiere d'acqua. Adesso la metto sul fuoco e la mando in pressione e le lascio cuocere 5 minuti da quando va in pressione. La pentola a pressione, ragazzi, mi ha cambiato totalmente la vita. Cioè, i broccoli, i cavolfiori in pentola a pressione cuociono in 5 minuti, 10 minuti, cioè troppo troppo comoda, veramente. Io ne ho avuto sempre timore, sempre paura, poi ho finalmente iniziato ad utilizzarla e devo dire grazie all'Agostina che facendo un lavoro insieme mi ha insegnato ad utilizzarla. Da lì non la lascio più, my best friend, metto a pressione. Poi frullo il tutto, tendo a crearla molto neutra, quindi principalmente solo zucchine, così che poi nel momento in cui vado a scongelarla posso inventarmi al momento la destinazione d'uso, cioè se condirci una pasta, se farci una crema, se abbinarla a qualcos'altro, insomma, la lascio neutra per far sì che sia malleabile, variabile. La zucchina verde ha la tendenza a diventare un po' amarognola, quindi vi consiglio vivamente di aggiungere un bel po' di brodo granulare. Io utilizzo questo qua di Coro, che senza sale aggiunto, e cambia totalmente il gusto, il sapore. Ovviamente io l'ho fatta di zucchine perché avevo questa a disposizione, ma lo stesso principio vale per tutte le verdure, broccoli, cavolfiore. Cioè, che bello. E adesso si porziona. Per porzionarlo io utilizzo questi barattoli di vetro che in realtà sono riutilizzati da delle bottiglie ripassate di pomodoro di Coro che hanno questa forma verticale e funzionano perfettamente. E quella che avanza me la mangio per pranzo, mi sembra perfetto visto che è anche sull'1.40. E ora che è ancora caldo, chiudo così fa il sottovuoto. Il pomodoro è praticamente diventato una gelatina che... E lo concludo, a parte che, scusate, ma Instagram, con del tofu fatto in friggitrice ad aria. Perfetto da accompagnare con cracker. Qui accanto
accanto ho le zucchine, perché un altro modo molto veloce e pratico per fare le zucchine è in friggitrice ad aria, my best friend. Le faccio tutte a rondelle, non troppo sottili perché sennò si bruciano subito e non vengono e si attaccano sul fondo, quindi uno spessore medio, non so come potete calcolare quello, vanno in friggitrice ad aria e mi chiedete sempre temperature eccetera, però ragazzi io butto dentro alla massima temperatura 200 e lascio andare e controllo. Questo è un tempo, in realtà la mia avrebbe anche tutti i programmi, però cioè, ha tutto eccetto verdure, carne, pesce, gamberi, pollo, patatine fritte e torta, però io vado così, a sentimento. E guardate come vengono, tipo delle chips. Bisogna starci attento, ogni tanto girarle, si attaccano al lato, magari si bruciano, però sono buonissime, super consigliato così. Un altro modo simpatico e innovativo per le zucchine è farle a spaghetti slash spirali. Ad esempio si possono mangiare anche così crude nell'insalata, soprattutto se sono l'altro tipo di zucchina, quelle verdi. Comunque basta uno spiralizer, io ho questi temperini che ho preso da Lidl, ma si trovano benissimo anche da Tiger, e fanno gli spaghettini di zucchine. Vedete? Si fanno saltare in padella con un filo d'olio, aglio e cipolla e basta, creano un contorno di zucchine saltate in modo diverso, divertente, perché è appunto a spaghettino. Io aggiungo anche un pochino di timo. Vi presento Tino, il mio timo che abbiamo appena comprato all'Esselunga e non so quanto durerà, quindi siccome io ho il pollice nero in questa casa soprattutto, ne approfitto e lo sto mettendo ovunque. Io adoro il timo. Si arriva in fondo e si rischiano le dita, quindi si evita, e questo pezzettino lo faccio in friggitrice ad aria. Per il cavolfiore, l'evergreen cavolfiore con curcuma, pepe, filo d'olio, sale al forno. Lo spezzetto tutto, lo metto sulla teglia, metto tutto sopra, butto in forno a 180 gradi circa 30-40 minuti. Lo vedete passando con la forchetta se trafigge i florets facilmente, è pronto. È buonissimo, c'è una bontà spettacolare. Il cavolfiore è una delle verdure più versatili secondo me e infatti può essere utilizzata non solo come contorno, ma può diventare anche un ingrediente anche principale. Quindi ho fatto lessare il cavolfiore in pentola a pressione, my best friend. L'ho messa dentro un cestello intero con l'acqua sul fondo, 10 minuti, un quarto d'ora ed è pronto. Poi, a parte, ho sbucciato i lupini, questi li trovate al supermercato in barattolo di vetro, io questi qui piccolini li ho presi sul sito di Coro, quindi sbucciati tutti, e sono piccolini, ci ho piegato un casino. Spezie, io qui ho un mix di spezie, ma potete mettere veramente quelle che volete. Per insaporirlo aggiungo del lievito alimentare, che non è lievito come lo intendiamo noi, ma è un sostituto vegano del formaggio, sa di Fonzis. Aggiungo anche della farina, io ho usato la farina di ceci, e frullo il tutto fino a creare una consistenza densa. Carta da forno, leccarda e coppa pasta. Allora, sì, Jimmy non sarà molto contento di come li ho distribuiti, non lo so io che problemi ho, ma insomma, tadan, e ora vanno in forno. 180 gradi finché non sono cotti. Mi sembrano delle ottime indicazioni.
ciao. Una volta usciti dal forno li lascio raffreddare, io li conservo in frigo o si possono anche congelare, ma già finite. I lupini sono un'ottima fonte di proteine vegane, quindi questa ricetta è anche abbastanza equilibrata e secondo me è perfetta per meal prep, da portarsi una schiscetta un po' diversa al lavoro, all'università. I fiori di zucca, diciamo, non ci hanno fatto proprio impazzire, li abbiamo assaggiati sia crudi, però cotti devo dire che sfriggeranno di più il loro gusto. Io ho provato a farli anche saltati in padella con un filo d'olio e un pizzico di aglio, ma buoni, niente di che. Probabilmente abbiamo avuto un pochino di sfortuna anche noi a sceglierli. E ovviamente un metodo alternativo per i fiori di zucca. Pak choi, che in pentola a pressione veramente 2 minuti, ma non è neanche indispensabile perché basta farlo bollito 5 minuti, perché a mio parere non deve venire troppo cotto, deve rimanere un pochino croccantino, e qua io ho esagerato, ho esagerato, perché è croccantino sotto i denti, è molto molto saporito. Basta, io lo faccio così, poi in realtà lo mangiamo come una verdura normale. Potrebbe essere fatto in una zuppa un po' giapponesizzante, ma vabbè. Allora, tutti questi pomodorini sono da selezionare uno per uno, perché quelli più sodi si possono mangiare così, magari come contorno, eccetera. Mentre quelli più molli ci facciamo un bel sughetto di datterino giallo. Quindi adesso selezione time. Sarà lunga perché ne ho un altro intero di questo. Oh yeah. Quindi dopo un'attenta selezione ho selezionato questi per fare il sughetto. Quindi molto semplicemente e hashtag meal prep. Verso una casseruola interi, tanto poi si spappoleranno. Accendo il fuoco. Un filo d'olio, okay. Sale, basta, ci ho messo nulla, che se ne si condiranno dopo. Metto il coperchio e lascio andare a fuoco basso. I pomodorini sono diventati una sorta di purea, si potrebbe dire, quindi sono super versatili perché possono essere utilizzati sia come sugo della pasta, molto molto cremoso, cioè guardate che spettacolo, e basta lasciarli un pochino raddensare, oppure possono, e infatti è quello che andrò a fare io, a macchiare la mia crema vellutata che mangio a pranzo. Ta-dan! E questi vanno direttamente già porzionati in freezer. Così che quando uno vuole un pochino di sughetto, scongela. Perfetto! Quanto mi era mancato fare il meal prep e farvelo vedere! Finocchio crudo. Se sono maschi e quindi belli panciuti, crudo. Un altro modo in cui amo mangiare i finocchi sono cotti al forno. Penso che cotti al forno sprigionino davvero tutta la loro dolcezza. Praticamente prendo un finocchio, ovviamente, lo taglio in quarti e lo metto in una pirofila e lo faccio cuocere con il latte. Delizioso. Quando vedo che è cotto, quindi con la forchetta attraversa ed è cotto, non è più duro, non fa resistenza, lo tiro fuori, metto sopra uno stratterello di parmigiano e poi lo rimetto in forno in modalità grill, così che fa la crosticina. Delizioso, ragazzi, delizioso.
E voilà, direi che ci siamo. Anzi, strepitosi. Direi che dopo tutte queste idee e ricette siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero di avervi dato qualche idea sfiziosa e di aver reso più divertente la vostra meal prep per quanto riguarda la varietà di preparazioni per le verdure. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un messaggio. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!